Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Ogni settimana pubblicherò dei video relativi allo sviluppo di sistemi ridotti e alle possibili varianti. Giocate a raddoppio, sistemone della settimana e proposte di scommesse dei campionati calcistici più seguiti. Oggi vi parlerò del sistema integrale, di come viene rappresentato, di come giocarlo e le possibili varianti. Un sistema integrale prevede uno sviluppo di più simboli scelti su un evento, in cui automaticamente si generano più colonne. Sono molto funzionali sugli eventi per i quali avete qualche dubbio, o per far salire tantissimo la vincita potenziale massima. Ovviamente più simboli si scelgono, maggiori saranno le combinazioni delle colonne e maggiore sarà anche la spesa. Però sul costo del sistema possiamo moderarci variando l'importo giocato per colonna. Iniziamo con il nostro esempio inserendo le partite sulle quali scommettere. La cosa più importante da tener conto è che più colonne andremo a generare e più la vincita potenziale minima diminuirà. Per questo è importante affiancare a questo modo di giocare qualche partita dall'esito più sicuro per poter far salire la vincita potenziale minima. A queste 6 partite, che saranno la base di partenza della nostra scommessa, 13,28€, con un importo giocato di 2€, andremo ad aggiungere le nostre doppie, in questo caso il segno 1 e il segno X. Questi due segni sono distinti tra loro e non potranno mai, in nessun caso, essere presi entrambi, ma possiamo perdere l'intero sistema nel caso uscisse un segno 2 alle nostre doppie, o nel caso perdessimo una delle nostre fisse. Una volta inserita la prima doppia nella nostra scommessa, diventerà automaticamente un sistema e si aprirà nella parte sottostante un elenco che rappresenterà i vari sistemi possibili da poter giocare. Il numero di sinistra che vedrete rappresenta il numero di eventi da giocare per colonna. Noi andremo a spuntare l'ultimo quadratino in basso perché dobbiamo giocare questo sistema integrale senza errore. Nel caso desiderassimo giocarlo ad un errore, dovete spuntare il penultimo quadratino. Il numero di destra rappresenta il numero di colonne che andremo a giocare per il sistema corrispondente, in questo caso 2, perché abbiamo messo una doppia ad una partita. Dunque andremo ad inserire un importo di 1€ in modo da giocare 2 colonne da 1€ per ottenere un totale di 2€. Sulla destra viene riportata la vincita potenziale minima e quella massima per colonna. In basso viene riportata anche quella massima perché possiamo vincere solo una colonna in questo sistema. Adesso aggiungiamo la seconda doppia. Le partite diventano 8, le colonne da giocare diventano 4. Variamo l'importo per colonna a 0,50 centesimi per poter giocare il nostro sistema da 2€. E come detto prima, variano le quote della vincita potenziale minima, che da 11,50€ scende a 9,06€, mentre sale quella massima a 42€. Aggiungiamo la terza doppia, le partite diventano 9, le colonne da giocare diventano 8, variamo l'importo per colonna a 25 centesimi per poter giocare il nostro sistema da 2€, e la quota della vincita potenziale minima scende a 7,84€, mentre sale a 73€ quella massima, nel caso prendessimo tutte e 3 i segni X della nostra doppia. Se per caso avessimo giocato questa scommessa senza doppie integrali, ma con semplici doppie chance, in caso di vincita avremmo vinto 16,72€. Ma con il sistema integrale abbiamo reso le cose più interessanti perché con sole 3 doppie abbiamo aumentato la vincita potenziale massima fino a 73€. Una variante molto interessante al sistema integrale è quella dove i simboli delle nostre doppie possono essere presi entrambi, come per esempio il segno 1 e il segno gol. Infatti, se per esempio la squadra di casa vincesse 2-1, prenderemo sia il segno 1 che il segno gol. Iniziamo il nostro esempio inserendo le partite sulle quali scommettere. A queste 6 partite, che saranno la base di partenza della nostra scommessa, per un totale di 13,28€ con un importo giocato di 2€, andiamo ad aggiungere la nostra prima doppia. Le partite diventano 7, le colonne da giocare diventano 2, variamo l'importo per colonna a 1€ per giocare il nostro sistema da 2€ ed osserviamo le quote.
La vincita potenziale minima per colonna è di 11,50 euro, mentre quella massima per colonna è di 14,99 euro. Con questa variante, utilizzando i segni 1 e gold, la vincita potenziale massima corrisponde alla somma delle due colonne giocate e in questo caso corrisponde a 26,49 euro. Adesso aggiungiamo la seconda doppia. Le partite diventano 8, le colonne da giocare diventano 4. Variamo l'importo per colonna a 50 centesimi per poter giocare il nostro sistema da 2 euro e variano le quote della vincita potenziale minima per colonna, che da 11,50 scende a 9,06, mentre sale a 17,31 quella massima per colonna, mentre quella totale sale a 51,45 euro. Infine aggiungiamo la terza doppia. Le partite diventano 9, le colonne da giocare diventano 8. Variamo l'importo per colonna a 25 centesimi per poter giocare il nostro sistema da 2 euro e variano ancora le nostre quote della vincita potenziale minima per colonna, che da 9,06 euro scende a 7,84 euro, mentre sale quella massima a 19,54 euro, mentre quella totale sale a 102,65 euro. Con questa variante dei segni 1 e gol, con tre doppie integrali abbiamo portato la nostra vincita potenziale massima a 102 euro rispetto ai 73 euro del sistema integrale con i segni 1 e X. Naturalmente potete giocare i vostri sistemi integrali con più doppie a vostro piacere. Se questo video vi è piaciuto o vi è stato utile, potete iscrivervi al mio canale, lasciare un commento e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.